Ormai i margini siano stati tutti smarcati, nel senso c'è stata grande buona volontà da parte di tutti, loro innanzitutto, degli operai che hanno lottato per tanti anni e un pochino anche noi che abbiamo lottato in questo ultimo anno e mezzo per arrivare a questo punto. Credo che oggi sia una giornata importante e spero di festa per tutti. È una terra ospitale, una terra da sempre, anche i miei clienti, no, tanti da queste parti, mi hanno trattato bene quando sono venuto qui. Sono sempre stato trattato molto 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 bene e si mangia molto bene, gente vera, qui ho trovato gente vera. Passaggio anche allo stabilimento di Flumeri. Passaggio, io farò una vita spero nello stabilimento di Flumeri. Sì, abbiamo già fatto due passaggi, adesso faremo un passaggio definitivo che è quello insieme a tutti i tecnici nostri, che è quello che serve per riavviare tutto ciò che è importante riavviare in questa prima fase di investimenti della fabbrica stessa per incominciare a ridisegnare i layout di produzione. Poi noi faremo autobus e cercheremo, credo che questa sia l'idea moderna che un po' l'Europa sta traghettando negli ultimi anni, cercheremo di dare il massimo servizio a tutto tondo per quanto riguarda l'autobus. Voi sapete che ci sono varie esigenze in Italia, anche perché non siamo ricchissimi, no? Come la Germania o la Francia, quindi non possiamo risolvere tutte le esigenze del trasporto locale solo con gli autobus nuovi, saremmo contenti di poterlo fare questo, però possiamo risolvere anche con le esigenze diverse con prodotti diversi, tra cui revamping. Non confondete però per favore l'idea di fare revamping con l'idea di officina, sono due cose completamente diverse. Chi ha lavorato nell'autobus sa che è molto più difficile e ci vuole molta più professionalità nel riparare un autobus di 20 anni di vita e di farlo ritornare un autobus degno di tale nome e di sicurezza, piuttosto che costruire un autobus nuovo. Molte volte è molto più semplice in produzione costruire un autobus nuovo che non rimettere in servizio per bene, secondo le normative, un autobus di 20 anni di vita. Lo dobbiamo fare perché questo ce lo chiede il nostro mercato. Purtroppo non ci sono i soldi per cambiare oggi 25.000 autobus che dovremmo cambiare perché vetusti. Ho il massimo rispetto per un'azienda come Fiat, certo. Un'azienda che ha insegnato al mondo, non solo in Italia, come si costruiscono certi prodotti e come si fanno certe attività. Noi siamo noi, Fiat e Fiat, saremo piacevolmente concorrenti sul mercato. Come pensiamo di essere competitor nel vero senso della parola? Con la qualità. Ho imparato questo nella mia vita. Noi possiamo essere competitivi con la qualità. La qualità nasce dalla testa, quindi quello che chiederò alle persone che lavoreranno insieme a me di cominciare a pensare in qualità. Chi pensa in qualità fa un prodotto di qualità, quindi la qualità sarà essenziale. Ecco perché ci vogliamo prendere i tempi giusti per ricominciare a produrre l'autobus nuovo di qualità a Flumeri, perché un po' di ruggine magari c'è stata in questo momento di fermo. Non potremmo mai permetterci il lusso di far uscire un autobus che non abbia la qualità come motivo dominante. Poi è chiaro, con tutte le altre armi che abbiamo, non ultima quella che le dicevo prima, di permetterci il lusso di dire che oltre a costruire noi possiamo seguire i nostri clienti nel service, nel post vendita, cioè riuscire a far passare un concetto di autobus a tutto tondo, servizi a tutto tondo, e ci teniamo a questo e ci riusciremo.